Mi chiamo Alberto, vengo da Bergamo, sono odontoiatra e nella mia professione ho sempre cercato di portare un servizio alle persone e di migliorarmi man mano, aggiornandomi qua e là, seguendo quello che era la parte medica tradizionale. E adesso, tramite un evento abbastanza drammatico, un lutto pesante, ho iniziato a ricercare qualcos'altro, altre informazioni e tramite internet ho incrociato la strada di Marco Fincati e sono rimasto affascinato dalla semplicità con cui trasmetteva informazioni alle persone e ho colto l'occasione di poter partecipare al corso dopo aver comprato quelli multimediali per vedere se poteva essere interessante e devo dire che veramente sono sorpreso dalla quantità di informazioni positive, utilissime per quella che io definivo prima nella mia testa una sorta di autoguarigione dai nostri traumi emotivi, da un sacco di cose che ci autosabotiamo o ci autosabotano. E quello che mi ha fatto specie è che è molto efficace con una semplicità che non richiede di elevati studi o conoscenze o lauree particolari e quindi accessibile assolutamente a tutti. E lo posso consigliare a praticamente chiunque abbia voglia di migliorarsi o di conoscere meglio come funziona. Alberto è qui in studio con noi. Buonasera. Benvenuto. Buonasera Alberto. Intanto grazie perché so che non deve essere facile parlare e affrontare un argomento del genere, quindi so che ci vuole una buona dose di coraggio. Io in questo momento qua ho imparato in 6 mesi ormai, una quantità di cose che in 36 anni di vita, 38 anni, non ho mai neanche potuto raccogliere. Credo non è più importante pensare cosa avrei potuto fare se fosse andata così, se fosse andato così. E è successo così, è successo a me, è successo per un ben preciso motivo. A me è risultato chiaro tutto adesso. Il motivo per cui io sono qui, e vi ringrazio assolutamente, è la possibilità di dare informazioni alle persone che attraversano questo tipo di situazioni. Perché quando sei all'interno di una situazione del genere hai ansia, hai Ti fastidi. mancano le coordinate, no? Nel mio ambiente scientifico, io sono dentista, ho studiato all'università, mi sono fatto 13 anni di corsi, congressi, sempre andando a cercare qualcosa di più alto come livello di informazione. E quello che ho portato a casa è sempre che arrivano dallo stesso punto, dallo stesso input, cioè sono ditte farmaceutiche che producono prodotti, c'è qualcuno che ti dice cosa devi studiare, ti Se dice c'è un cosa devi problema, c'è una fare, cura, quello è dici tu. giusto da studiare, sei bravo e diventi bravo nel tuo lavoro e dai il tuo servizio se hai imparato queste cose, quindi studi, fai, brighi e nessuno che ti dice usa il tuo cuore e fai la cosa che senti giusta. Siamo quasi in chiusura. Io volevo dare in ultimo la parola ad Alberto, quel papà di cui abbiamo raccontato la storia e che ci ha dato la sua testimonianza, perché voleva fare un appello, Alberto. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare voi per l'opportunità che mi date. Poi le argomentazioni stasera sono un po' strane, però per aiutare le persone realmente, dare informazioni che siano utili, io sono a disposizione per quel poco che posso fare, ma mi rendo conto che vale moltissimo per quelli che realmente soffrono e che sono in difficoltà. E poi volevo ringraziare anche alcune persone che mi hanno dato una mano nel mio percorso di miglioramento, di apertura, risveglio, non so come chiamarlo, ma è veramente potente, può aiutare un sacco di persone e sta coinvolgendo un sacco di persone che sto conoscendo. Ed è il metodo RQI, che si trova anche su internet, di Marco Fincati, ed è molto, molto interessante per parlare di Grazie. autoguarigione. Grazie davvero per la tua Grazie a voi. testimonianza, Alberto. Grazie.